Movimenti all'interno della Lega alla Spezia, con l'adesione al gruppo da parte di Alessandro Rosson, prima segretario provinciale di Fratelli d'Italia, la Lega viene ora rappresentata anche in provincia. Si costituisce così ufficialmente il gruppo Lega in consiglio provinciale. Alla base della scelta la condivisione delle linee e del programma del partito. Per me innanzitutto vuol dire portare la linea politica della Lega che condivide al 100%, iniziando dalla lotta all'immigrazione, alla sicurezza, al taglio dei privilegi dei parlamentari, del numero dei parlamentari, la rimodulazione della legge Fornero, insomma vuol dire portare qua all'interno della provincia dove la Lega non era rappresentata la linea politica della Lega. Oltretutto, aggiungo, per me è ancora più significativo la formazione di questo gruppo anche per l'amicizia personale, che oltre che ideologica e politica, che mi lega con i dirigenti provinciali e regionali della Lega. Da 5 anni a questa parte il numero degli iscritti al partito della Lega è aumentato. Attualmente sono circa 300 i tesserati a livello provinciale. Noi in una tornata elettorale politica, prima amministrativa, abbiamo conquistato la città di Spezia, che erano 70 anni che era alla sinistra. Abbiamo vinto le elezioni politiche perché, diciamo, come partito abbiamo avuto un successo enorme, per cui diciamo siamo in crescita netta, non avendo avuto nessuna, addirittura in consiglio provinciale non eravamo nemmeno rappresentati. Abbiamo conquistato un gruppo di 5 consiglieri nella provincia di Spezia, 3 assessori sempre nella provincia di Spezia. Quindi diciamo noi siamo in netta crescita e non temiamo nessuno in questo momento. Mi sembra che Salvini l'abbia dimostrato ampiamente in questi giorni di costituzione del governo nazionale.